Sicuramente un bilancio positivo, ma non solo perché abbiamo affrontato squadre veramente quotate fino ad oggi, ma proprio per il tipo di lavoro che stiamo facendo e soprattutto per la squadra che abbiamo messo su. È una squadra formata da tanti talenti, molto giovani, con le quali si lavora molto bene e credo che i risultati si stiano ampiamente vedendo. Abbiamo incontrato squadre sicuramente di un livello superiore al nostro, ma quest'anno il campionato è molto difficile, si è molto livellato e si è livellato in alto e quindi ogni partita bisogna giocarla con la massima intensità, perché si può vincere con la prima e si può rischiare di perdere anche contro l'ultima, quindi ogni partita ha una storia a sé più degli altri anni. Domenica arriva una rivelazione del campionato, l'Ornavasso che occupa la seconda posizione di classifica. Sì, è una neopromossa, però non è una rivelazione, in quanto la squadra ha un progetto che va avanti da più anni e l'anno scorso non a caso ha vinto anche la Coppa Italia di categoria, quindi nel roster militano atlete veramente di grosso spessore e sicuramente di grossa qualità. E attualmente occupa il secondo posto in classifica e lo merita ampiamente. Noi stiamo preparando la partita nel migliore dei modi, poi come al solito sarà sempre il campo a decidere il verdetto. Uno dei nuovi acquisti appunto del Sala Consilina, il martello del sestetto salese. Innanzitutto, come ti trovi adesso che sei arrivata a Sala? No, mi trovo molto bene qua, un paesino piccolo, ma comunque mi piace tanto, c'è molto bella aria, ci siamo in montagna, sta bene qua. Ecco, la tua impressione per quanto riguarda invece il lavoro che stai facendo in squadra? Io penso che posso fare di più e di meglio come a me stessa, così la squadra penso che possiamo fare molto di più. Ecco, in Italia hai giocato, quindi conosci bene la realtà della pallavolo italiana. Che idea ti sei fatta di questo campionato? Io come sempre so e sapevo che in Italia è molto forte il campionato e per questo motivo cerco sempre di venire qua e giocare. Anche questo anno penso che sarà un forte campionato. Allora, Chiara Masotti, sei una rivelazione di questo campionato, un tuo rendimento costante che ha permesso alla squadra di guadagnare punti e di occupare anche una posizione tranquilla di classifica. Qual è stato il tuo primo impatto all'arrivo qui a Sala? Beh, sicuramente ho visto che abbiamo un buon gruppo e qualcuna, diciamo, non conoscevo già. Mi sto trovando bene, secondo me continuando a lavorare, diciamo che il mio rendimento dipende molto dal lavoro che facciamo e del gruppo che abbiamo, perché se non stai bene non riesci a contribuire in questo modo. Quindi domenica arriva l'Ornavasso, un'altra partita difficile, però avete dimostrato che contro le più forti siete in grado comunque di tenerle a bada. L'esempio è quello che è successo con il Novara. Sì, è un'altra buona squadra, diciamo favorita sulla carta. Noi giochiamo in casa, stiamo lavorando e daremo il nostro meglio. Che impressione hai avuto del pubblico del Palapozzillo, che di solito è sempre quasi gremito in ogni ordine di spazio? È un pubblico molto caloroso, che comunque si sente da tanto una mano quando serve, non è mai zitto, diciamo, nel senso partita. Buono. Un pronostico per domenica? Dio. Noi arriviamo per fare la nostra partita, comunque sui risultati non si dice mai.